siamo tornati dalle vacanze. Quanto è bello tornare dalle vacanze, pochissimo. Poco. Siamo tornati per parlarvi dei Minions. Proprio appositamente. Proprio per quello. Noi l'abbiamo visto prima di partire per le vacanze. Abbiamo, in questo periodo di tempo, abbiamo maturato dentro di noi una recensione. Sì. Il film uscirà nelle sale il 27 agosto e... Tutte. Il film è carino. Il film è molto carino. Molto carino. Questi ragazzi di questo studio che, insomma, quando arrivò con cattivissimo me, dissero... Sarei bravi. Ammazza, e dove stavate fino a prima? Poi cattivissimo me 2. Allora hanno detto, beh, ma questi simpatici giocatti gialli, facciamoli fare uno spin-offiamo. Cioè, non dicono nulla di sensato durante tutto il film. E quella è la cosa che funziona. Perché parlano queste 4-5 lingue, parole, tipo sì. Spagnolo, tedesco, italiano anche. Italiano. Ogni tanto senti tipo, ciao, arrivederci. Sono questi tre personaggi. Sì, diciamo, è una squadra. Sì, una squadra. È una cittadella. Sì. Tipo i Puffi. Tipo, bravo. Bob, Stewart e Kevin sono questi tre che si lanciano sì, in questo viaggio. Rappresentanti del... Per trovare il cattivissimo che li guiderà. Perché il loro scopo nella vita è essere sottomessi a un cattivissimo. È un film d'animazione come ormai vanno di moda. Fatto nel senso, bene. Sì, fatto molto bene, molto carino. Ovviamente a livello tecnico gli si può dire proprio nulla. È molto molto bello. Cioè tu gliele puoi dire le cose, però lui non ti risponde. Ma anche la trama è molto interessante. I primi 5-10 minuti, ragazzi, sono molto 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 divertenti. La cosa carina di questo film è la comicità, che è un senso dell'umorismo molto molto particolare. Ci sono delle parti per bambini, nel senso che il film è rivolto sia ai bambini, in particolare ai bambini, ma anche agli adulti che li accompagnano. Quindi si alterneranno dei... Ormai lo standard è fare questi alti e bassi, esatto, di citazionismo, diciamo, per cercare di coinvolgere tutti i pubblici, altrimenti i genitori si addormentano, i bambini fanno invece no, o i genitori fanno i bambini si addormentano. Fa ridere tutti. Sì, tutti. La storia è ambientata in vari posti, andranno in Europa, a Londra, nei ghiacci, nei deserti. Tutta la ricerca di questi cattivi. All'inizio la ricerca del cattivo sarà infruttuosa, perché ci saranno dei problemi con i cattivi che troveranno. Diciamo che allora i tre personaggi principali, no? I tre piccoli minion che poi saranno i protagonisti del film, ognuno ha una sua particolarità. Tipo ad uno piacciono le banane, un altro invece è quello un po' più serio, e l'altro invece è un po' quello che sta a metà. Potrebbero essere i Cool and the Game. Esatto. C'è quello basso che sarei io, e quello cresciuto che sei. E poi c'è quello un po' più che è Stefano, esatto. In realtà non possiamo dire molto, perché ogni cosa potrebbe essere spoiler. Sì, vi diciamo questo: i quasi 900 milioni di euro incassati nel mondo non sono a caso. Tutto ciò che vuoi vedere in un film d'animazione. Sì, è l'origine. Allora, perché funziona? Perché nei primi due film, cattivissimo me, vi siete affezionati, ci siamo affezionati a questi personaggi. E in questo film vengono svelati tutti i segreti, cioè come sono nati, dove abitano, perché sono vestiti così. Tutti i passaggi che poi hanno fatto diventare i Minion. È tipo Minions Begins. Esatto. Il Batman Begins, solo che loro sono buoni e non ammazzano nessuno. Esatto, insomma. Però alla fine la trama è leggera, la segui con piacere, i cattivi sono particolari, sono ben caratterizzati. Esatto. Le varie location, diciamo, dove vengono ambientate le azioni sono incredibili, sono da bello vedere. Il film è, ragazzi, consigliatissimo, è veramente una gioia sia per gli occhi che per l'umorismo. Sì. Uscite un po' più contenti dalla sala una volta visto il film. A questo punto indossiamo. Vi salutiamo con l'occhio di Stewart. Perché ci hanno dato anche questo, siamo pieni di occhietti e quindi ci rimettiamo così per quando facciamo le feste in ufficio. Quindi niente, amici, bellissimo film, bellissimo tutto, speriamo in un sequel. Andateci con i vostri genitori se siete minori di 11 anni. Se siete maggiori, andateci con i vostri figli, anche quelli non voluti. Andateci con chi volete, insomma, la vostra ragazza, il vostro ragazzo, i vostri ragazzi. Arrivederci, iscrivetevi, porca miseria. Condividete questo video con chi vorreste portare con voi al cinema. Esatto. E... Poi mi piacete, iscrivetevi al canale, condividete. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti e fine. Ci ha detto così il capo. E quindi, porca miseria, condividete questo video, perché tutti devono vedere questo video e tutti devono vedere noi. Poi, se non vi bastasse, andate sulla pagina Facebook, mettete mi piace, perché lì mille notizie, mille cose. Eh sì, ma anche su screenweek.it c'è un sacco di notizie sui Minions. Tutto qua, amici, dai, siete, cioè, abbiamo detto tutto. Così non sappiamo che fare. Vi salutiamo, grazie mille. Arrivederci. Ciao.